Buongiorno, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Race Off. Siamo pronti, siamo dietro l'autostart, siamo dietro ai nastri e siamo presenti a raccontarvi ancora una volta del mondo del trotto, del mondo dei cavalli. Sono sempre in presenza del mio immancabile e immarcescibile, come l'ho già definito più volte, nonché Highlander, che non so se sei andato a vedere che cosa voleva dire. Sì, l'ho visto, è andata bene. Sì. A proposito, pensavo che oggi non si partisse, cioè per la sigla non volevo partire, non trovavi il tasto, cioè cosa sei diventato cieco? Ragazzi, sono un quarto d'ora che aspetto la sigla. A furia di andare in giro a cercare i nostri ospiti, mi sono perso nei meandri degli ippodromi, delle scuderie, sai? Scuderie, c'è da raccontare. Infatti, noi continuiamo dopo 3 anni a raccontarvi storie, a portarvi personaggi che ringraziamo infinitamente ancora una volta, che si rendono disponibili a essere parte di questa Race Off. Ricordo, credo che sia, lo dico con un po' di vanto, Moreno, il primo podcast sul mondo del trotto e nonché speriamo un compagno di viaggio per tutti gli appassionati. Allora, oggi abbiamo un ospite nuovo che appunto ci ha dato la disponibilità e che ringraziamo e che io devo ringraziare 2 volte, dopo lo ripeterò, ma prima di tutto non posso far altro che presentarla, è perché è qua con noi Elisabetta Busso. Ciao Elisabetta. Ciao. Grazie. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Grazie della tua presenza, grazie anche perché sei una delle prime rappresentanti, se non la prima in assoluto, del mondo dell'ovest italiano, del nord-ovest italiano, perché tu sei una delle figure più importanti dell'ippodromo di Torino e quindi noi ti ringraziamo perché sei una pripista. Beh, allora, innanzitutto sono io che ringrazio voi per la vostra ospitalità, siete molto gentili, molto cortesi, mi fa molto piacere fare 2 chiacchiere con voi, parlare di ippica fa sempre bene, bisognerebbe farlo molto più spesso perché sarebbe l'unico modo per poterci farci conoscere un po' dalla gente, no? E quindi grazie davvero a voi. Allora Elisabetta, io anticipavo, ti devo ringraziare perché grazie o colpa anche tua se io... sono riuscito ad arrivare a realizzare un sogno, che era quello di avere la patente gentleman, perché voi dovete sapere, ascoltatori, che il percorso è lungo e tortuoso, ma una delle cose finali è che quando riesci a fare il corso e poi arrivi all'esame ti mandavano in giro. Io sono andato a fare l'esame a Torino e grazie all'Elisabetta ho trovato un cavallo di cui non mi ricordo il nome e mi dispiace molto, con cui poi ho superato l'esame. Quindi Elisabetta, colgo dopo qualche anno ancora l'occasione per ringraziarti per avermi aiutato a raggiungere il mio sogno. No, guarda, mi fa molto piacere, ci mancherebbe altro, come mi hanno definita molti e come penso di esserlo. Comunque sono, diciamo, ecco, che per l'ippodromo di Vinovo sono un po' un punto di riferimento un po' per tutti, no? Perché io mi rendo conto che da tutte le parti d'Italia, quando hanno bisogno di qualunque cosa, dalla più importante alla più banale, per quanto riguarda la piazza di Torino, insomma, alzano sempre il telefono. Io, se posso, in genere sono una persona molto disponibile e mi fa anche piacere. Certo, lo sai, e tra l'altro hai un segno distintivo che credo che tutti hanno apprezzato, quelli che seguono il mondo del trotto, della tua grande eleganza, della tua grande calma e del tentativo appunto di mettere tutto in racconto senza poi molte volte trascendere cosa che succede, e che credo che sia uno dei motivi per cui il nostro mondo è un po' messo spesso sotto cattive luci. Cioè ci sono tante cose anche molto romantiche, molto leggere, che noi possiamo raccontare perché è fatto di passione questo mondo, un distillato di passione, non solo di quello ovviamente, e credo che tu lo racconti con una leggerezza e con un'eleganza notevole, non so che aggettivo usare, ma mi viene notevole, passami il termine, ecco. Ascoltami, ma, Elisabetta, guarda. Ecco, detto questo, penso che tu sia d'accordo, non so Moreno se vuole aggiungere qualcosa, mi raccomando educatamente. No, educatamente, cosa vuol dire? Che sono aggressivo, non sono mica aggressivo io. No, io la ringrazio anche per la pazienza che ha aspettato quei 20 minuti che tu trovassi la sigla, lei pazientemente non ha detto niente. Se non trovavo la band, non trovavo la band che suonava, mi si era nascosta. Quei 20 minuti che
non so dove sei andato a cercarla. Comunque, grazie Elisabetta per la tua pazienza, ma sai, ormai è da una certa età, quindi bisogna capire. No, diciamo anche comunque che lo diciamo con un certo vanto, noi continuiamo a portare avanti questo progetto che ormai è terza stagione, siamo all'ennesima puntata e lo facciamo in questo momento in cui è anche difficile, più difficile, credo che Elisabetta sarà d'accordo, perché il fatto delle limitazioni, delle distanze, avere ospiti solo al telefono chiaramente può diventare anche un problema. Quindi ognuno è a casa propria, lo diciamo, nel rispetto di quelle che sono le regole. Elisabetta è a casa sua, Moreno a casa sua e io sono a casa mia con il mio bel mixer digitale che permette la realizzazione di questa puntata. Puntata che avevamo pensato e dedichiamo proprio tutta a Elisabetta, per tutto anche perché è una voce femminile e non riusciamo a rispettare le quote rosa, perché effettivamente abbiamo già avuto ospiti donne, ma non a un 50% come sarebbe bello. Per cui oggi ti dedichiamo intero la puntata, per cui la prima domanda è: Elisabetta Busso, raccontaci di Elisabetta Busso. Allora, guarda, c'è Filippo Rocca, che voi sapete benissimo chi è, che è una persona che, col quale ho un ottimo rapporto e mi stima parecchio, lui con tutta la sua famiglia. E spesso, quando io gli scrivo gli articoli, mi dice: bisognerebbe che un giorno qualcuno scrivesse un articolo su di te. E quindi io colgo l'occasione. Vedi, buttiamo giù le prime righe, magari siamo così partecipi. Ma guarda, niente, io vivo per i cavalli sostanzialmente, ma da sempre, perché io quando avevo 4 anni e mezzo volevo fare già la fantina. Era il mio sogno, perché i miei genitori andavano all'ippodromo, erano degli appassionati, io andavo all'ippodromo ed ero indirizzata però più sul galoppo. Tant'è vero che a 8 anni io inizio a fare equitazione, inizio a fare i concorsi ippici. E pensa alla coincidenza, allora io arrivo in questo posto tutta carica, perché a 8 anni ma ero già gasatissima, perché io volevo fare la fantina, punto e basta, e chi incontro come istruttore di equitazione? Un certo Aldo Giuliani, che era un ex fantino, pensa a te, a volte i casi della vita, no? Come sono? Quindi figurati io. Fatti pur niente, tutti i tuoi programmi, fatti pur tutti i tuoi programmi, poi arriva tac. Arriva la persona che, per cui i programmi cambiano. Pazzesco, pazzesco trovarmi un ex fantino lì, e quindi per me è stata un'emozione pazzesca. Quindi mentre facevo concorsi ippici mi accorciavo sempre le staffe, lui che urlava allungati le staffe, insomma non ti dico. Comunque niente, rimango nell'equitazione, ma succede che a 11 anni inizio ad entrare dentro le scuderie del trotto, dell'ippodromo, perché voi sapete che comunque sia a Vinovo c'è sempre stato sia l'ippodromo del trotto che del galoppo, che era uno dei più belli d'Italia, tra parentesi, bellissimo. E io entro perché ero molto amica di Marina D'Agostino, la figlia di Camillo D'Agostino, entro nelle scuderie e quindi inizio a girare un po', sì, loro mi portavano al trotto, ma io giravo a destra perché volevo andare al galoppo, tiravo l'esterno, ecco, mettiamola così. E ho avuto una fortuna di incontrare, beh, anzitutto che dove montavo io, montavo in una società ippica torinese, che era un posto abbastanza vielizio, dove c'erano anche dei proprietari di cavalli da corsa. E quindi quando sono arrivata nelle scuderie del galoppo, nonostante che io avessi 11 anni, ma adesso vi racconto cosa facevo a 11 anni, capite perché sono pazza completamente, mi conoscevano comunque e mi facevano montare a cavallo. Luigi Grassini, ho iniziato a montare da Luigi Grassini, Luigi Sergio Grassini. Allora, qual è la cosa strana? Sedetevi, perché dopo questo capite tante cose. Io abitavo a 40 km dall'ippodromo. Io montavo un cavallo che si chiamava Bang, della signora Amorra. E questo cavallo era molto bravo, ovviamente, ma faceva da battistrada a un cavallo completamente matto che si chiamava Pierre Lussac. Questo cosa comportava? Che lui doveva uscire alla prima uscita del mattino quando era ancora buio. Quindi io a 11 anni mi alzavo alle 4:15 del mattino, andavo, mio papà santo mi portava di nuovo, facevo 2 uscite con 2 cavalli, Vang e l'altro in questo momento mi sfugge il nome, dopodiché tornavo a casa, mi cambiavo, andavo a scuola. Alle 4? Alle 4:15, sì, perché alle 5 dovevamo essere in pista. Io abitavo a 40 km dall'ippodromo, quindi
Era io a 11 anni facevo prima media, sì, esattamente, quindi giusto per... Sì, no, io i cavalli sono sempre stata innamorata persa, sono la mia vita. Io quando non sto bene basta che accarezzo un cavallo, mi passa quasi tutto. Ho sempre avuto un rapporto particolare con loro e poi comunque sì, appunto io ho iniziato con il galoppo perché comunque seguivo loro. Poi nel 79 invece io cosa facevo però? Per non tradire nessuno, al galoppo si inizia molto presto a lavorare, quindi di conseguenza, almeno all'epoca, quindi alle 11 avevi finito, al trotto invece no. E allora io cosa facevo? Fino alle 11, 10 e mezza, 11 montavo i cavalli al galoppo, dopodiché passavo e andavo al trotto a attaccare i cavalli da D'Agostino. Appunto c'era Beppe, che è appena scomparso tra parentesi, mi ha ferito molto. Avevo un cavallo, si chiamava Gibronto, che era un brocco incredibile, ma mi piaceva tantissimo. No vabbè, adesso aspetta, no, non ha detto proprio quel termine lì, intendeva meno, diversamente bravo. Ma era tanto meno portato. Ecco, io la cosa che sono sempre stata fiera è che io mi innamoro sia dei grandi campioni ma sia anche dei grandi brocchetti. Ecco, per me a me non interessa questo. È un po' come le persone, che abbiano i soldi o meno, a me non interessa. Io mi innamoro della persona, non della situazione finanziaria, né cavalli uguale, non della categoria, ma di quello che loro sono. E stavo aspettando appunto un cavallo a bordo pista quando tiro fuori dalla giacca una caramella. In quel momento passa un cavallo, si impianta fermo lì e non voleva più andare avanti. E come sono fatta io, ci ho messo 3 secondi a innamorarmi perdutamente di lui. Questo cavallo si chiamava Gentile. Ah, Gentile di nome di fatto, perché appunto si è fermato, guarda. Vedi, cavallo educato, no, poi Gentile gran cavallo. E da lì quindi hai trovato il tuo primo idolo. Da lì, no, non era il primo, era già il quarto forse. il primo idolo trottistico, neanche. Ah sì, trottistico sì, assolutamente. Okay. Sì. Sì. Ce l'aveva Pino Rossi Gentile, vero? Esattamente, ce l'aveva Pino Rossi e da lì... Esatto, avete una vaga idea di che cosa è successo quando, quando ha vinto il derby. Cioè vabbè, delle cose veramente da matti. Però quando è tornato in scuderia io non ero potuta andare a Roma, anche perché avevo 14 anni all'epoca, non ero potuta andare. E quando è tornato, tanto di striscione, un po' come quando è successo con Lana, ho fatto peggio perché avevo un'altra età e non ero guarita, però ho fatto molto peggio con Lana. E quindi comunque così inizia la mia storia e di seguito io ho sempre fatto sia trotto che galoppo, fino a poi arrivare a un certo punto a dedicare, anche perché poi sono cresciuta di altezza, sono ingrassata soprattutto, mm-hmm. E di conseguenza il sogno di fare la fantina l'ho accantonato e mi sono dedicata poi completamente al trotto. Se posso farti una domanda, perché non hai mai pensato di guidare al trotto, di fare la massone? Roberto. L'hai fatto? Scusami. Certo. Ah, perdonami. Nella tua storia, perché scusatemi, ammetto la mia mancanza, ma non è sempre così facile andare a trovare, anche googolando cosa si fa, andare a trovare le informazioni. Quindi accetto l'errore e ti lascio la parola. Raccontaci della tua esperienza da massone. Cambio solo la domanda. Senti, no, io penso di aver ricoperto assolutamente tutti i ruoli nell'Ippica. Infatti mi meravigliavo, dicevo, boh, non me ne manca nessuno, perché comunque sia ho fatto il galoppo, ho fatto l'equitazione, ho fatto il galoppo, ho fatto il trotto e nel trotto sono stata gentleman, proprietaria, allevatrice, moglie di un driver, mamma di 2 ragazzi che hanno la licenza ancora per poco. Certo. E l'Ippica è molto bella, quindi fa scappare i ragazzi. E quindi no, ho corso per poco, Roberto, tu te lo ricordi per questo motivo. Ho tenuto poco la licenza. Perché proprietario, però... tutto quello che hai detto, assolutamente sì. Come a Massa, sì. Infatti mi mancava questa cosa, dico, ma che strano. Poi sentendoti, sì. È un po'...
anche di te si parla, perché appunto è una persona generalmente molto apprezzata, e mi hanno detto: ma sai che non me lo ricordo se ha guidato, ma non credo. Avevo chiesto anche ai miei inviati speciali, virtuali, segreti, e mi avevano dato questa falsa dritta. Comunque niente, quante cose hai fatto più o meno? No, a me non l'avevi chiesto. No, a te non l'avevo chiesto, ammetto, ecco, ma di te non mi fido, ecco. Quindi lo sai. Di te... Cioè, posso chiederti del bigio che non mi porti? Scusami. Dobbiamo sistemare un attimo due cose, perdonami, il bigio continua a non portarmelo, no? Della sfida in bicicletta, sappilo, hai perso la scommessa con FaceTime Bourbon, quindi tu adesso devi venire a Monte Chiarugola in bicicletta e sfidarmi con Ninja Riz. No? Quindi tu sei una persona di dubbia affidabilità, scusami. Sì. Scusa, c'è Elisabetta, poi dopo la sistemiamo nella seconda parte, perché Elisabetta ci terrà compagnia per una parte di questa race off. E quindi ma non vogliamo rubarti tempo. Quindi raccontaci di questa tua piccola esperienza da amazzone. Senti, no, è stata veramente molto breve, perché ho guidato soltanto qualche anno. No, ho poche corse, perché avevo fatto circa 67 corse, però ne ho vinte 5, insomma, avevo una percentuale abbastanza alta, ero sempre piazzata, ecco. No, vabbè, lì faccio poi fatica, vediamo se riesco senza emozionarmi, ma la licenza è arrivata un po' per caso, nel senso che io ero innamorata persa di un cavallo e volevo assolutamente guidarmi questo cavallo. E di conseguenza ho preso la licenza e così sono riuscita a guidarmelo, sono riuscita anche a vincere, ma non ne parlo perché sennò inizio a piangere, no, non riesco, però è stato bello, no, sono contenta, mi sono tolta le mie soddisfazioni, e poi è arrivato un certo punto, ti dico la verità, ancora l'altro giorno, penso, una persona mi ha chiesto: ma perché non corri più? Perché ogni tanto mi chiedono di correre nelle, sai, le corse, quelle delle stelle, certo. E io non ho più corso, ma semplicemente per un motivo, perché una delle ultime volte che dovevo correre guidavo Fungo Capaget, che era mio appunto, io avevo Vanilla Vec, che vabbè, il cavallo del quale appunto ti dico che sto abbastanza male perché ho fatto una brutta fine, io avevo Vanilla Vec, avevo la Dixib, avevo Fungo Capaget, e quindi cosa succede? Che l'ultima volta che dovevo correre proprio con Fungo è successo che io dovevo fare la diretta, e quindi non potevo guidarlo, ho dovuto fare cambio di guida, e allora sono arrivato a un certo punto che dovevo scegliere una cosa o l'altra, certo. E quindi ho lasciato stare, e non guido le corse delle stelle semplicemente perché non ce la faccio proprio a livello organizzativo, non riesco, già io in giornata di corse la gente a volte, non so se avevi letto, ma forse l'anno scorso mi sembra, una persona aveva osato criticarmi, poverino, l'hanno massacrato, perché diceva che io intervistavo sempre gli stessi, ma la gente non sa che noi alle 11 già facciamo le interviste, esatto, che quando ci sono le corse, capisci, io arrivo molto prima, perché prima facciamo le interviste, poi bisogna montare le interviste, poi si fanno le anteprime, poi ci sono le corse, poi ci sono le premiazioni, cioè non riesco neanche quasi mai a salutare magari qualche amico quando viene magari da fuori, perché avendo le corse faccio proprio fatica, certo. E allora ho dovuto lasciare, però ho ricoperto tutti i ruoli, non me ne è mancato nessuno, quindi 100%. Ascoltami, poi se ti va, ovviamente non rispettiamo la privacy, però considerando che abbiamo tanti ascoltatori che ci chiediamo ovviamente perché cioè anche Basini lo chiedeva, perché lo fate, cioè perché ci ascoltate. Vabbè, ma noi vi ringraziamo, però ce ne sono tanti che non sono propriamente dentro al nostro settore. Ti chiedo se sei d'accordo, un altro dei problemi dell'Ippica da quando io l'ho conosciuta dall'interno, cioè parlo 12 anni fa, prima la vedevo solamente da spettatore, è uno che è molto autoreferenziale, cioè ce la raccontiamo tra di noi, no? Convinti che il mondo nasca e finisca lì, invece dovremmo fare il lavoro di andare al di fuori del nostro mondo. Race Off ha intercettato qualcuno che è un po' al di fuori del mondo del trotto e ci ascolta con un po' di curiosità, quindi dobbiamo anche dargli delle informazioni per chi non ci conosce. Quindi hai detto prima che comunque la tua famiglia è ricca di personaggi di questo mondo, ce li vuoi raccontare, ce li vuoi elencare oppure preferisci soprassedere? La mia famiglia personale? Sì. Ah, ma no, non c'è nulla di strano, ci mancherebbe altro, no. Mio ex marito è Walter Lagorio, che una volta aveva una scuderia molto importante a Torino, perché comunque per tanti anni di fila aveva vinto la classifica delle scuderie. E io ho due figli, Mattia e Marco Lagorio. Certo. Sono due ragazzi che sono cresciuti con l'idea solo ed esclusivamente di fare driver.
E conclusione, se ne stanno, uno se n'è già andato, guida ogni tanto, e l'altro se ne va a fine mese. Purtroppo l'Ippica di oggi ha allontanato completamente i giovani. Ecco, perché secondo te, scusami, perché questo è uno dei problemi, l'abbiamo già anche nelle scorse puntate, certo. Perché i giovani non si appassionano? È una cosa che come noi da giovani ci siamo appassionati, e non è solo una questione di social, i social non c'erano una volta. Perché il cavallo non fa più appassionare i giovani, secondo te? Perché completamente è cambiato l'ambiente, tanto per cominciare. Allora, io sono, come diceva prima Moreno, Pino Rossi, no? Allora, io poi passo al trotto e cresco completamente nelle scuderie di Pino Rossi, no? Pino Rossi, sì. Grandi proprietari, grandi cavalli. Quando io appunto, io all'epoca, ripeto, ero una bambina, cioè una ragazzina, avevo 15 anni, quindi ero più piccolina, ma... quando andavi alle corse c'era, allora, anzitutto diciamo una cosa, che l'ambiente dell'Ippica è anche cambiato dal 2010, quando nell'agenzia delle scommesse sono entrati a far parte tutti gli altri giochi. Tu prima andavi in agenzia Ippica, giocavi con le cavalli. Certo. Adesso tu vai in agenzia Ippica, giochi a tutto tranne che ai cavalli. Sì. Quindi questo, tanto per cominciare, ha allontanato tantissimo proprio la gente dalle corse dei cavalli. Il gioco oltretutto è fermo, l'ultima riforma è del 1981, capisci bene che a me capita a Vinovo, venivano spesso, sono 2 anni che siamo praticamente in lockdown, e veniva gente, noi abbiamo cercato, ecco, io sono molto fiera di lavorare all'ippodromo di Vinovo, perché è un ippodromo, lo chiamano un po' l'oasi dell'ippica italiana, perché è un po' diverso anche come ambiente. Noi negli ultimi anni, un po' come Cesena, un po' come Bologna, facciamo, d'altronde sono sempre ippogruppo, certo. Abbiamo sempre cercato di fare tante attività collaterali, quindi abbiamo anche coinvolto spesso dei giovani. 6 anni fa circa avevamo fatto una manifestazione bellissima con il CUS, sapete voi, non so se c'è anche da altre parti, solo in Italia, che praticamente il CUS è l'università, sì, sportiva, sì, sì. Ok, quindi a un certo punto abbiamo trasformato tutto il parterre, era bellissimo perché ci saranno state un 3-4 mila persone, ma erano tutti giovani, praticamente il parterre era diventato tutto un pub pieno di stand dove facevano gli hot dog, piuttosto che i panini, piuttosto che la birra, era bellissimo, pieno di giovani. Quindi loro quando uscivano dalla pista mi chiedevano dei cavalli da giocare. Se tu scommetti 2 euro e ne prendi 2 euro se ti va bene, capisci che ti sei risposto perché non sei l'adrenalina cala, l'adrenalina cala. È certo, e quindi non si riesce. Poi l'ippica vista troppo male, in televisione si parla soltanto di ippica quando ci sono cose scandalose, quando c'è una corsa fatta, quando rubano un cavallo, cioè non si parla mai delle belle storie. Guarda, tu prima hai detto una cosa nella presentazione che mi è piaciuta molto e ti ringrazio, sì. Del fatto di come io presento le corse. Un paio d'anni fa un proprietario, non dico chi è per la privacy, magari certo, lui non ha piacere, ma è proprio dalle tue parti, per sì, tutto questo qui. E questa persona aveva un cavallo che correva in questo Gran Premio, non poteva venire e ha guardato da casa la televisione. E l'ha guardato in compagnia con un suo amico che non è ippico. Sì. E lui è rimasto affascinato, uso questo termine, da come io presentavo la corsa. Successivamente io di questo cavallo, ma lo posso dire, guarda, è l'Ebenerelle il cavallo, okay, ho anche scritto un paio di articoli. Sì. Il proprietario non solo, vabbè, si è emozionato quando li ha letti, l'ha fatto leggere il suo amico, dice, vedi, bisognerebbe che ci fossero più persone che raccontano così l'ippica. Invece, dall'altro lato, ti posso dire che spesso io vengo zittita, perché a volte i miei colleghi parlano più di parziali, più di quote, che della storia dei cavalli. L'ippica di oggi, purtroppo, vuole più sentir parlare di quote e di parziali e non magari della storia della del cavallo. Storia. E invece il segreto, e io sono molto contenta che molte mogli di driver, di proprietari, di allevatori mi scrivono, una mia fans, non so se ci starà ascoltando, la saluto tantissimo, che è Rita, la moglie di Mario Rivara, sì, è una donna che io adoro e lei mi segue sempre. Perché? Perché sarebbe invece
un buon modo per riportare la gente negli ippodromi raccontandogli dietro le quinte, raccontandogli cosa c'è davvero dietro. Purtroppo siamo troppo malvisti e i giovani come possiamo, cioè perché un giovane dovrebbe venire all'ippodromo? Non c'è un motivo, non ha un motivo, ma così come non ha un motivo neanche una persona di 30 anni, di 40 anni, di 50 anni, di 60 anni, a meno che non è appassionato di corse, non gli dai un motivo di venire, fino a che non ci sarà una riforma del gioco che lo diventerà magari un po' più accattivante, la gente non gli interessa venire, anche se c'è il ristorante, ci sono le sfilate di moda, se c'è la pizzeria, puoi metterci tutto quello che vuoi, ma vengono certo. Una volta non tornano. Ecco, guarda, Elisabetta, io sono d'accordo al 100% con quello che hai detto, tanto che appunto Race Off nasce per cercare di raccontare cosa c'è dietro la corsa, cioè la corsa chiaramente è il punto d'arrivo, ma c'è un mondo dietro che se non raccontiamo quello chiaramente il fascino può finire, ed anzi è finito, ma secondo me perché si è raccontato solamente di molti tecnicismi e soprattutto un accanimento verso tutto quello che c'è di brutto, ma che c'è in tantissimi settori dello sport, no? E non ho mai capito perché ci siamo capiti, no? Andare per forza contro un mondo dove, tra l'altro, la prestazione sportiva, correggetemi a questo punto, coinvolgo anche Moreno, poi dopo andiamo a una cosa bella che hai fatto, che vogliamo raccontare, che hai fatto proprio in questi giorni, per uno sport dove comunque c'è il filtro dell'animale, e parlo di filtro perché la prestazione non è legata alla volontà solamente dell'essere umano, cioè il giocatore se vuole tirare a canestro in porta e vuole tirare male lo fa e tira male, in corsa hai comunque il filtro di un animale, quindi comunque c'è una tolleranza che è data appunto dal fatto che c'è una componente, se vogliamo, di sorpresa, di imprevedibilità ancora più alta. Sei d'accordo, Elisabetta? Assolutamente. Dovrebbe rendere per forza più appassionante, perché c'è qualche cosa legato più al fato. Ma io infatti mi arrabbio, guarda, tantissimo per questo, perché tu mi devi dire che soddisfazione c'è mettere 2 euro, 3 euro in una macchinetta, grattare una schedina, mettere un X, un U2, cioè dov'è? Qua abbiamo cultura, adrenalina, passione, storia. Cioè, ma stiamo scherzando? Io quando sento queste in televisione queste cose, guarda, l'anno scorso durante il lockdown, che siamo stati chiusi quei 3 mesi, e per forza di cose guardavi la televisione o leggevi un libro, certo. E mamma mia, tanto nervoso mi è venuto, perché non è giusto, perché l'ippica dovrebbe essere conosciuta in maniera diversa. Guarda, ti faccio un piccolo esempio, tra le tante cose di cui mi occupo l'ippodromo, c'è da un po' di anni, una decina d'anni circa, adesso sono 3 anni che un po' sospeso per una cosa o per l'altra, un progetto che si chiama Un cavallo per amico. Di seguito i bambini delle scuole elementari vengono da me all'ippodromo, da noi all'ippodromo, arrivano alle 9 del mattino, vanno via alle 4 del pomeriggio, passano tutta la giornata. Bene, in queste ore noi gli facciamo vivere e vedere e raccontare la storia del cavallo da corsa. Quindi, proprio dall'inizio, quindi io gli racconto che nascono da un papà, da una mamma che sono nati cavalli da corsa, da un papà che è stato un campione, da una mamma che è stata una cavalla da corsa, in un allevamento dove gestiscono solo le cavalli da corsa, gli spiego perché del nome, della lettera, del suffisso, di quando si svezzano, di quando arrivano in ippodromo, mi racconto veramente tutto. Penso che sono coadiuvata ovviamente dall'aiuto di un veterinario, sono coadiuvata da un maniscalco che sul posto gli forgia col fuoco il ferro di un cavallo, loro lì capirà, i bambini vedono queste cose, hanno gli occhi sgranati, poi li porto nelle scuderie, li porto a vedere i paddock, li porto a vedere i cavalli, quelli che sono bravi glieli faccio carezzare, li faccio vivere veramente il nostro mondo raccontato alla mia maniera. Qualche anno fa in una scuola proprio di Vinovo, io abito a Vinovo che è il paese dove c'è l'ippodromo, arrivano i bambini, una maestra mi viene incontro perché pranzavano al ristorante anche da noi, mi dice: signora, guardi che le volevo avvisare che un bambino non c'è perché non sta bene.
non c'è nessunissimo problema, ho avvisato il ristorante. Questa maestra, prima di salire al pomeriggio, è venuta da me e mi fa: signora, io mi scuso, ma il bambino non stava male. Il papà non l'ha voluto mandare perché ha detto che lui, suo figlio, in un ippodromo non ce lo manda perché è un brutto posto. A questa cosa sarà purtroppo l'ho sentita anch'io tante volte. Sarà purtroppo mia cura domani mattina rimproverare questo papà per quello che, per l'occasione che ha fatto perdere al suo figlio. Questo è. Certo, certo. Ascolta, Elisabetta, perché effettivamente c'è ormai questa etichetta, a parte il fatto che, come ho già detto e come tra l'altro mi confermava, e colgo l'occasione per salutarlo una volta al più, ma ci manca tanto, lo zio Salvio Cervone, in una puntata che sono andato a riascoltare, la difficoltà proprio di parlare di IPIC, di inserirli in qualsiasi palinsesto, io nella mia piccola esperienza ho provato e molte volte comunque l'IPIC è qualcosa di... viene vissuto qualcosa, non va raccontato, qualcuno un giorno o arriverò a capirlo. Ma Elisabetta, no, questa è una puntata troppo breve per affrontare questo discorso, io ti volevo dare lo spazio prima poi di continuare a parlare di questi argomenti con Big Mo, perché so che ci devi lasciare, per raccontare la tua nuova iniziativa, che invitiamo tutti a seguire. Che cosa hai pensato? Allora, è nata tutto per caso. Allora, io comunque sia collaboro con la televisione, sono dal 2002 che sono con la televisione, e adesso da qualche anno, mi sembra che dal 2013, dal 2014, Mire TV ha realizzato questi servizi, ci sono tante puntate, non c'è soltanto le corse dei cavalli, come ben sapete, certo. Alla sera ci sono tante cose, ecco. Allora, succede che spesso la gente... Per il discorso che ti facevo prima, per il mio modo di raccontare il dietro le quinte, la vita dei cavalli, mi dice: ma dove possiamo vederli? Ma dove possiamo vederli? E allora, parlando con il mio operatore, perché io comunque ho un ragazzo che lavora con me, che è un videomaker, che fa questo di mestiere, abbiamo pensato di creare un canale YouTube. Su questo canale YouTube verranno pian piano, cari, perché è appena nato ovviamente, verranno pian piano caricate tutte le cose che ho fatto negli anni, non tutti gli anni perché sono troppi ormai, ormai sono 16 anni, quindi è un po' troppo, non è possibile farlo, però insomma quello degli ultimi 2 anni magari con calma lo caricheremo, ma soprattutto... Io con questa cosa voglio far vedere proprio il dietro le quinte. Ad esempio, ieri ero lì all'ippodromo e sono andata un attimo da Cesare Bonacci, che aveva vinto una corsa bellissima il giorno mercoledì alle corse, sono andata da lui, che oltretutto è simpaticissimo, abbiamo fatto 2 battute. Mentre ero lì ho fatto un video alle scuderie, perché l'ippodromo di Vinovo, a differenza degli altri ippodromi, ha il centro di allenamento, ma un centro... Sì. Ma molto, tu te lo ricordi? Sì, è molto sì, me lo grande, ricordo quindi. Bene perché sono stato anche qualche volta nel scudere di Santino Mollo, quindi me lo conosco ed è molto bello secondo me. È molto bello e molto grande, di conseguenza ho deciso di fare questo canale dove mettere un po' tutta l'ipica che piace a me. Adesso ti annuncio già che nei prossimi giorni andrò anche negli allevamenti e quindi mi farò qualche video di qualche puledrino appena nato, se riesco magari anche un parto, perché no? Insomma, voglio cercare tramite questo canale di sponsorizzare non tanto la mia persona ma quanto l'ippica proprio in generale, oltre ai servizi che appunto ho il piacere di poter realizzare, ma soprattutto questi dietro le quinte, come magari andare appunto in un allevamento e vedere un puledrino appena nato, un puledrino che corre, una mamma che gioca, cioè ci sono talmente tante scene. E mio figlio ad esempio, lui non so ancora se lo metterò o meno, perché io ho il terzo figlio portatore di handicap, e quindi a volte la gente poi fraintende, no? Però lui ad esempio ha un rapporto meraviglioso con i cavalli, lui vede un cavallo e lo bacia, e il cavallo, bravo o cattivo che sia, si fa baciare da lui. Certo. Perché i cavalli, come tutti gli animali, hanno una sensibilità che noi ce la scordiamo. Assolutamente. E quindi lui, qualunque cavallo, avevo messo un video, pensa, l'anno scorso, dopo i 3 mesi di lockdown, che lui ha patito stare comunque senza cavalli per 3 mesi, la prima volta che l'ho portato in scuderia, all'epoca mio figlio Marco lavorava da Santino, e lo porto a... di scuderia, lui vede questo cavallo si chiama Atos, non so se avevi visto il video o meno. No, non me lo ricordo, questo non me lo ricordo. Guarda, se lo trovo te lo mando. Sì.
E questo cavallo che si fa fare di tutto, lui che lo abbraccia, lo bacia, il cavallo che cerca lui, cioè di una tenerezza infinita, perché i cavalli sono così. L'ho sì. messo in internet, ha fatto 55.000 visualizzazioni, poi l'ho perso. L'ho perso. Provo a farti capire come sono i cavalli, no? Certo. E io voglio che la gente capisca come vive un cavallo, voglio che capisca che non tutti quelli dell'Ippica sono delle brutte persone, ci sono tante belle persone, persone che amano i cavalli, persone che li trattano bene, persone che cercano di sistemarli a fine carriera, poi ci sono anche quelli brutti e cattivi, ma noi certo. di quelli brutti e cattivi non li calcoliamo. Ma ci sono ovunque, non, vedi, quello cioè, purtroppo il brutto e il cattivo ci hanno fatto, cioè, è la storia dell'uomo, ci hanno fatto i cartoni animati per i brutti, i buoni, i cattivi, cioè, non è sulle cavalli, anzi, ripeto. Perché stai pensando a me? Perché stai pensando a me? Spiegamelo, cioè, ecco, questa cosa qua non riesco a capirla, cioè, spiegami perché stai pensando a me in questo momento. Elisabetta, scusa, cioè, come vedi, abbiamo dei non detti che dobbiamo risolvere nella seconda parte. Invece, guarda, sei una persona arrogante, sei una persona sì. tendenzialmente aggressiva, così, sì. però invece ti vedo sì. come uno che gli vuole bene, cavalli. Pensa a te se hai capito qualcosa anche sì. stavolta. Ecco. Vai con la bicicletta solo perché non ti chiede la carota, perché dopo la carota rota diventa sì, investimento sì. la mela anzi sì, la mela sì, perché la devi mela. Sapere Elisabetta poi dopo ci dici esattamente dove dobbiamo andarci a cercare su questo canale YouTube, però devi sapere che nella puntata scorsa che di Race Off che si chiama Innamorarsi con Varenne, dove Lorenzo Morini e la Thea Denise hanno raccontato che in fondo si sono innamorati grazie a Varenne. E che è una storia bellissima per noi e sì. si diceva ma se noi dovessimo fare un regalo a un cavallo che cosa gli regaleremmo? E Moreno ha detto una bella cesta di mele, quindi vedi che lo so che è l'animo buono, ecco sì. La Thea De Nitz sì. gli regalava un mucchio di coccole, quindi ancora più tenera, ma vabbè, non lo facciamo graduatorie. Allora, per salutarti Elisabetta, allora, innanzitutto c'è chiaramente una partnership spontanea tra Race Off e quello che stai facendo, per cui se ci dai la possibilità noi non faremo mancare l'appoggio di Mania del Trotto e Race Off come pagina Facebook per dare il link di quello che pubblicherai, se ci dai sì, l'ok. Assolutamente, ma certo, un piacere. Ecco, lo faremo molto volentieri perché c'è chiaramente una partnership spontanea e a questo punto dici comunque per chi vuole andare a vedere i tuoi video e tutte le tue belle pubblicazioni cosa deve digitare? Ma allora tanto per cominciare tutto comunque ci tengo comunque a precisare che è su Unire TV. Esatto, tanto per cominciare certo. gestisco comunque tre pagine che sono Ippodromo di Vinovo, gruppo Ippodromo di Vinovo e la mia che è Elisabetta Busso, ho okay. la pagina anche su Instagram e il canale invece si chiama Elisabetta Busso e quella commerciale LB Livorno Bologna LB. Che sarebbe Lorenzo Bonelli che è questo ragazzo che fa i servizi con me. Perfetto Elisabetta, noi ti ringraziamo, invitiamo ovviamente tutti a seguire questo percorso di conosceteci esatto. meglio, conosciamoci anche meglio, perché anche dentro c'è molta diffidenza, personalissima sì. opinione, ma non sto parlando di te Moreno, stai buono, non sto parlando di te. Meno male. No? Meno male. E quindi io saluto Elisabetta Busso ringraziandoti ancora una volta per la tua gentilezza, grazie mille per essere stata con noi. No, ma è stato un piacere mio, io vi aspetto a Torino, noi il 4 di aprile dovremo avere già il primo Gran Premio, salvo Covid permettendo, e speriamo che sia ovviamente magari in una zona che ci si possa muovere, vi aspetto a Torino. E vi aspetto soprattutto per farvi vedere quello che è, cercare di far vivere, quando volete far vivere delle emozioni alle persone parlando di cavalli, di storie ce n'è a non finire, perché davvero ci sono, da parte mia ci sono più di 40 anni di vita da raccontare. E ce n'è. Grazie ancora Elisabetta, buon weekend. A voi, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, grazie, ciao, Elisabetta. Ciao, 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 voi, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Allora, Moreno, io... a questo punto Elisabetta ci ha salutato e rimaniamo io e te. Io ti stimo, tu devi sapere che io ti stimo profondamente. Sì, sempre dico della piaga lì, girare, va bene, dai, ma ti perdono io perché sono buono.
sì. Vabbè, che tu sei buono, vabbè, questa te la racconti da solo. Io sì, ti stimo, ma che tu sei buono, non sono convinto, non sono convinto. Niente, come si diceva una volta, da niente. Traduco, buono da niente, ecco. Che si dice a Bocconi, perché uno di Bocconi dice questa frase qui. È vero. Allora, no, sono contento di essere riuscito a ospitare Elisabetta, perché appunto siamo andati, ci siamo molto allargati brava, fino a nord-ovest di quelli che sono i nostri confini e non siamo potuti trattenere oltre, speriamo di poterla riavere come nostra ospite, ma comunque sfruttiamo questa parte finale di Race Off, perché comunque qualcosa da dire c'è. Allora io, perdonami. Ritorno ancora una volta purtroppo sulla dipartita dello zio Salvio Cervone. La puntata scorsa, come abbiamo scritto, l'abbiamo pubblicata in ritardo, abbiamo lasciato solamente un mini contributo di qualche minuto perché volevamo mettere la voce dello zio Salvio, proprio ci ha lasciato il giorno di San Valentino, è un buco enorme, l'abbiamo detto, lo ripetiamo. E abbiamo visto anche tante persone che sono andate a riascoltarsi le interviste che ci ha regalato, perché quello è stato un regalo, Go 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 Baby Go e tutto il resto è Carbonella e Natale con Zio Salvio, e stamattina mi sono andato a riascoltarle, non ti nascondo, un po' di emozione devo dire che ci ha raccontato il colore dell'Ippica, e lui però l'aveva detto, questa non la sentiva più come la sua Ippica. Dobbiamo tutti impegnarci di più perché ritornino fuori questi colori. Il circoletto arcobaleno bisogna che adesso impariamo a farlo noi. Cosa dici? Sì, sono completamente d'accordo. Speriamo di avere una mano da tutti, e anche perché sono momenti veramente, veramente molto duri questi. Io penso che quest'anno sarà fondamentale nel proseguio dell'ippica, delle corse, di tutto quanto. Se riusciamo a passare quest'anno probabilmente si riparte, ma la vedo veramente, veramente grigia. Io solitamente sono sempre abbastanza positivo, ma in questi momenti non sono particolarmente positivo. Perché manca il bigio? Perché ti manca il bigio, sì, e manca anche a me. Perché manca il bigio. Vedo, nonostante tutto, tu lo sai bene, che ci troviamo un po' di amici e andiamo sulle panchine a guardare le corse che non si potrebbe, quindi l'entusiasmo c'è, cioè, ci arrampichiamo su per i muri per vedere le corse. Ma ascoltami Moreno, ma è vero che ci sono delle file ovviamente distanziate per prenotare i posti distanziati sulle tre panchine che ci sono? Cioè già dal giorno prima ci sono i bagarini che vendono il posto? Ascolta, allora giovedì è cominciata l'1:30, no? Sì. E Massimo lo sai che correva la prima corsa, sì, che ha vinto, tanto gli facciamo i compegni per l'Ial Cash. Complimenti a Massimo, sì, certo. Esatto, grande cavallo, sì. E sono dovuto arrivare lì alle 12:30 per trovare la postazione, hai capito? Un'ora prima, cioè, mi sembrava di essere tornato ai vecchi tempi. Ma ascolti, io da lontano non ho potuto venire, ho visto delle gru, ma erano gru che erano state affittate per chi voleva vedere le corse o c'erano dei lavori? No, ci sono dei lavori, ma penso che ci fosse qualche tifoso anche da sopra. Io adesso domani vado a guardare che quelle gru lì vado a guardare. Perfetto. Quindi no, niente, allora abbiamo la passione è una brutta cosa, niente, l'abbiamo voluto ribadire una volta di più perché c'è tanta passione, tanta gente per cui vale la pena, un mondo che va fatto riscoprire anche ai giovani. Noi ci proviamo, Elisabetta Busso ci prova, e chiediamo a tutti di impegnarci un po' di più, perché ci teniamo a far andare avanti questo nostro mondo. E tornando un po' alle corse, in questi ultimi 10 minuti, Moreno, allora volevo raccontare, perché c'è stato Victor Ferm che ha corso, e se non mi sbaglio giovedì, adesso non vorrei sbagliarmi, se era giovedì, perfetto, giovedì. Ed era una corsa dove c'erano delle aspettative, tra l'altro saliva in sulchi Jean-Michel Bazir, e c'era insomma chance di vittoria al Prix de qua puoi dirlo Chateau Renard, credo che si dica più o meno in francese, no? Aspetta che ti metto in evidenza, ridirlo bene, come si chiama? Non mi ricordo più.
Questo è Alzheimer, no, vabbè, questo, ma va bene, neanche al bagaglino si facevano delle robe. No, lasciamo stare. Comunque, era una corsa europea riservata a cavalli da 7-11 anni con una dotazione di 67.000 euro. E Victor Ferm si avviava col 10, con delle chance di vittoria. E se vi ricordate, abbiamo parlato anche delle faccine che sono obbligatorie sulle trote, cioè i francesi devono dichiarare. Ovviamente in questa corsa l'unica faccina verde era quella di Atoll d'Hanover, guidato da Gabriele Gellormini, e poi c'erano tante facce gialle, tra cui quella di Victor Ferm. La corsa è andata benino. Tu non so che parere hai. Insomma, trottava, non era proprio bellissimo, l'ho visto anche più bello, Ecco, infatti quello che ho visto anch'io era, insomma, era già tutto piegato con la testa girata a destra dal via subito. E, insomma, non mi aveva fatto, però comunque voglio dire, si è sciroppato 2700 metri a destra del leader che era, adesso poi mi verrà in mente, che ha rotto all'ingresso della retta d'arrivo, Equinox Gel, non mi veniva il nome, Equinox Gel, che aveva preso Contomain alle redini, ha preso il comando, e Victor Ferm sempre lì a destra. Ai 300 finali rompe l'ingresso in retta d'arrivo e Equinox Gel sfila davanti Victor Ferma, ma era già stato preso in mano, nel senso comandato già da un po' da Jean-Michel Bazir, quindi è entrato in retta ma non è riuscito a difendersi da un attacco importante di Baron Deidou con Mathieu Abrivard, che ha vinto abbastanza facilmente. Il problema è che ha perso anche il posto d'onore perché è stato superato nei press del palo da Esperanzo. Voto 6,5? Ma più che altro 6, perché non, come ti dico, non era, cioè, perdere non è un dramma, ma proprio non, secondo me non era bello quella corsa. Se era il cavallo di un mese fa non l'avrebbe mai persa. Non era, non so cosa avesse, non so se, però non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto anche perché, cioè, girarmi fuori a Vincennes è come girare la corda a Bologna, anzi, sì, girarmi il pistino piccolo a Bologna. Sì. Quindi, cioè, non posso neanche dire, ma ha girato di fuori, non, assolutamente, ma proprio non mi è piaciuto, nonostante il terzo posto. Sì, perché alla fine, comunque, vuol dire, se l'è giocata fino a 100 dal palo per la vittoria, sì. Poi ripeto, gli ultimi 100 metri è stata un'agonia. Sì, sai, ha perso da un cavallo che 100, 150, 200, non lo so quant'era, capito? Quindi proprio neanche da dire, stesso dal conto favorito. Mi sembra talmente netto lì che comunque tanti cavalli vincono e perdono. Certo. Però direi un 6, ecco, non 6,5 è troppo per me. Ok, quindi gli diamo un 6 e speriamo. Da rivedere. Ecco, rimanendo in Francia, se il se i mezzi tecnologici mi dessero una mano, sarei anche ovviamente più contento, perché volevo solamente raccontare che domenica, sempre a Vincennes, c'è una corsa che ci riguarda assolutamente, perché ci sono parecchi nostri rappresentanti in pista, che è il premio d'Ortez. Sono 80.000 euro di dotazione, un gruppo 3 sui 2.850 metri in pista grande, dedicato a 4 anni. E per i nostri rappresentanti abbiamo Bolero Gar, abbiamo Balsamine Font, Barolo Rock. Poi perdonami l'ignoranza, lo ammetto, Beautiful Colibri è roba nostra, giusto? Sì, sì, sì. B2BA però è nata in Italia. Ah, ecco, vedi, ecco, questo che non mi tornava, quindi volevo chiederti, vedi che mi fido di te, so che tu mi puoi correggere, sì. Sempre e comunque. Sì. Allora, leggo di questa corsa, giusto per conoscenza, allora con numero 1, New Express. Di Dubois, scusa, di Allaire. Di Philippe Allaire, certo. Sì. Uno New Express con... scusatemi, come interprete Gilly LB. Gilly LB, ma quanto ne sai? Grande cavalla. A proposito, scusami, ti voglio rendere merito di una cosa, sempre perché appunto stamattina riascoltando Go 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 Baby Go con appunto lo zio Salvi, sì, che ci ha fatto compagnia, sai che ti ha fatto 2 o 3 volte i complimenti, diceva, ma quanto ne sa? Ah, però,
Sì, mi ricordo. Cioè, mi ricordo, andrei fiero di questa cosa. Io andrei fiero di questa cosa. Vado fiero, perché adesso purtroppo la memoria è quella che è, ogni tanto mi dimentico, ma una volta ne sapevo tanto, sì, effettivamente, una volta sì. Ma noi ti teniamo sempre volentieri. Comunque dicevo, sì, Uno sì. New Express, interpretato da Van den Punte Junior, e poi abbiamo Castillo col 2 con Pierre Vercruis, con il 3 Barolo Rock, Mathieu Abrivard, col 4 Hunter Valley con Lamy, Adrien Lamy, scusatemi sempre le mie pronunce, ma faccio veramente il possibile per cercare di soddisfare anche tutti i francesi che ci ascoltano, tantissimi. Salutiamo Fabio Pasqualin, che forse è l'unico, perché con la Francia che fa. Ciao Fabio. Poi abbiamo 5 Hermès Décoté con Duval Destin, 6 Bolero Gar con l'altro Abrivard, quindi con Alexander Abrivard. Poi dopo abbiamo col 7 Balsamine Font con Goop, il tuo preferito. Con 8, scusi, adesso dovremmo fare ovviamente una piccola parentesi. Esatto, dopo facciamo una piccola parentesi. Sì, con il numero 8 Hatchet Man con Tomain, con 9 Beautiful Colibri con Lagadeu, e con 10 Head Darling con Dubois, Jean-Pierre Dubois. E quindi questa è la corsa, in bocca al lupo ai vari Barolo Rock, a Bolero Gar, Balsamine Font e Beautiful Colibri, ovviamente a tutti i partecipanti. Dico solo che sono tutti gialli, questo per dire che poi, come ci aveva già anticipato il nostro amico Giuliano Comici, poi è chiaro che se tu fai una cosa poi tutti mettono lo stesso colore, diventa poco utile, con l'unico rosso del numero 5 Armée de Côté con Duval Destin, che ha una bella faccina rossa con il non sorriso. Ecco, comunque, abbiamo aperto una parentesi che ti lascio subito sfruttare, perché ne sarai quasi orgoglioso, e parliamo un attimo di Björn Goop, perché è stato comunicato la settimana scorsa, dopo la pessima, mi permetto di dire anch'io, interpretazione di FaceTime Bourbon al France, che è stato sollevato, ecco, dall'incarico di guidarlo. Io a questo punto vorrei invece spezzare una lancia per Goop, cioè voglio fare proprio, allora grazie, perché una volta parlando, che mi ero schierato, io che l'ho più o meno l'ho sempre difeso, grazie. No, fermi fermi tutti. Allora, io ho sempre detto è sopravvalutato, ma non ho mai detto che era scarso. Sì, è vero, te lo confermo. Ecco, certo, ecco, lui è sopravvalutato, ma non è scarso, lui è sicuramente uno dei migliori, non il migliore, ma è uno dei migliori. Io dico una cosa, con FaceTime Bourbon ha corso 29 volte, certo, ha fatto 24 primi e 5 secondi. Ne vogliamo trovare uno migliore da mettere su FaceTime Bourbon? Io dico che non lo troviamo. Comunque, ecco. Però credo che l'interpretazione, scusami, andiamo in quelle tre, poi ripeto, hai dato dei numeri che sono inequivocabili, quindi ha fatto un lavoro clamoroso, perché comunque bisogna poi vincere, allora, non si vince più. Due le ha perse in Italia, dove le piste sono molto diverse dalla Francia. Esatto. Però come si parlava appunto sempre con Luigi Savio, scusate, lo citiamo, ne parlavamo con lui, aveva probabilmente un attimo ritardato, aveva fatto rifiatare. Sì, però probabilmente anche perché aveva difficoltà a fare curve il cavallo, quindi parliamo. Però, come ti dico, giù il cappello davanti a lezione e lasciamo stare. Certo. E poi il discorso che non mi convince pienamente di questi cavalli, e continuo a dirlo, che i cavalli da corsa dovrebbero correre. Invece adesso va di moda che i cavalli da corsa fanno anche gli stalloni. E quando un cavallo da corsa fa lo stallone, non sempre in corsa reagisce nella maniera in cui pensi, hai capito? Certo. I cavalli si mettono a tirare, i cavalli cominciano ad avere Bold Eagle è cambiato dal giorno alla notte. Sì, è vero, quando, è vero, è un dato. Ecco, hai capito? Certo. Per dirne uno, ma sicuramente anche Zakon Joe, ne ha risentito, perché Zakon Joe, da quando è rientrato che ha fatto lo stallone, non è più il Zakon Joe di quando vinse l'America e vinceva tutte, hai capito? Grandissimo cavallo. Zakon Joe l'America non l'ho visto, so che è stato un lapsus. L'International Trot, ok, sì. Ecco, che era imbattibile lì, adesso non è più imbattibile Zakon Joe, hai capito? Dopo che ha fatto la monta. Quindi avere la botte piena e la moglie ubriaca diventa difficile, diventa. Mm-hmm. Hai capito? Quindi
io non me la sento di dare la colpa a Goop per domenica. Beh, però io ti dico, Goop, invece non ho capito. Ha voluto tenere. Perché il cavallo gli ha preso la mano 500 metri alla fine così alle per forza, non lo so, gli ha preso, la mano al cavallo, gli ha preso la mano al cavallo e lui non è riuscito a tenerlo, per me. Può essere, ovviamente. Poi, bisogna trovarci, sì, però secondo me è stata proprio una corsa, per me, ripeto, vista da fuori, buttata via, anche lui, perché una volta che lui è andato davanti, lui come ha visto Davison Dupont rompere, non ha più pensato, ha detto sì, vabbè, adesso faccio un bravo, lavoro. Ma poi... infatti secondo me l'errore è stato quello di non avere più l'incubo che ti faceva star lì. Sì, sì. E il cavallo gli ha preso la mano, lui se l'è lasciata prendere perché non aveva più i runner up, come si dice, e invece runner up c'era perché con quei francesi lì non ce n'è uno. Adelia de Pomeroy non è tanto inferiore a Davison Dupont. Certo. Quindi Liliano Pomeroy comunque ha fatto gli ultimi 500 metri veramente impressionanti. Adesso non mi ricordo se ha fatto 1:09, 1:10, comunque l'ha fatto su quella, quindi voglio dire tanta roba. E perdonami, anche perché l'avevo detto, grande corsa dietro Skronos, che gli è stato dietro. Poi il passo di Liliano Pomeroy è sicuramente migliore di quello dietro Skronos. Io dico che la corsa l'ha persa il primo chilometro, 1:07:04 primo chilometro, l'ha persa. Però come ti dico, lui si è fatto prendere la mano, il cavallo non era gestibile, ecco, il cavallo era difficilmente gestibile, diciamo, e non fosse gestibile, perché però ti dirò non so dargli proprio una colpa, gliela do più di quella d'anno scorso che ha perso da Davison Dupont, quella sì, ma lì non lo so. Sono quelle cose che, cioè, ascoltami Moreno, facciamola poco. Quanto vai a correre, quanto ti ha mandato Goop, dai? No, a me quando uno perde, che è andato a correre, sinceramente, io lo giustifico sportivamente, io non lo giustifico quando non va a correre, certo, hai capito? Certo. Quando non è andato a correre a Napoli, quando non è andato a correre a Modena, quando non è andato a correre l'anno scorso contro Davison Dupont, ecco, quelle non le ho giustificate. Certo. Però questa qua la giustifico, ecco. E io penso che io comunque insisto, poi sai, ognuno con la sua roba poi fa quello che gli pare, la mia non è polemica, ovviamente. Ecco. Però che... io dico che 24 e 5 secondi Raffaele se li fa è molto bravo, ecco. Ecco, perché a questo punto è data la notizia che appunto è quella che Eric Raffaele è stato scelto da Guarato e da Somme, quindi da tutto il gruppo di soci, la cosa è stato scelto come sostituto. Ha un compito non semplice, perché venire dopo uno che ha fatto appunto quella percentuale lì, in bocca al lupo. Difatti. In bocca al lupo, anche perché anche se... una cosa che condivido pienamente con te, che appunto la carriera stalloniera può alterare le condizioni di corsa. Ecco, questo è un dato di fatto. Ascolta Moreno, adesso a questo punto una cosa, dimmi. Vogliamo parlare anche del domani, che è sempre a Parigi, c'è anche il premio Conte de Montesson, sono i 3 anni migliori, no, perché c'è qua il favorito italiano vero, bisogna che avevo letto, infatti era una mia domanda, italiano vero, sì. Cacchio, cioè siamo diventati così apprezzati, sì sì, un cavallo allevato da Gildo Carnesecca. Allenatore Philippe Allaire, sì, un figlio di Reddy Cash, 9 corse, 6 primi e 0 piazzamenti, quindi favoritissimo, secondo favorito inoubliable di Moulin, un cavallo di Dubois, allevato di Dubois, e terzo favorito il De Money, un cavallo di Thierry Donald Stein, un figlio di Crystal Money, che è un figlio di Reddy Cash anche lui, e tutte queste belle storie qua. Quindi abbiamo velocemente parlato, certo, anche un po' di Francia, che così parliamo dopo tranquillamente adesso del Locatelli, possiamo parlare del nostro Locatelli, ecco, tranquillamente, non troppo, perché i minuti sì, sono sì, mai esatto, rimasti pochi, perché appunto sì, abbiamo anche qua c'è parlato poi...
E della, sì, con l'Elisabetta, abbiamo parlato del Frans, abbiamo parlato delle due corse di Victor Ferma e di quella che si disputerà domani il Gran Premio d'Orterre, sì, d'Orterre. Quindi andiamo al Gran Premio Locatelli che si svolge domenica 21, quindi domani è un gruppo 3, 1650 metri con l'autostart, 40.000 euro di dotazione per cavalli di 5 anni ed oltre e esteri di 4 anni e oltre. Leggo velocissimamente i partenti, poi dopo andiamo a una brevissima, sì, analisi. Con numero 1 Zef Santomollo, 2 Talisker Horse con Pollini in sulchi, con numero 3 Showmar Andrea Guzzinati, 4 Taurus del Ronco Gaetano Di Nardo, 5 Wauka Andrea Farolfi, 6 Deimos Racing Roberto Andreghetti, 7 Vince Rogar con Pippo Gubellini, 8 Alessandro Guizzodoro e la sua Zaccaria Bar, il suo Zaccaria Bar, poi sì, abbiamo 9 Aura con Antonio Simioli, 10 Virginia Griff Massimiliano Castaldo, 11 Zefiro Gual Antonio Greppi, 12 Tamore Rock Filippo Rocca, 13 Vitruvio, Federico Esposito, 14 Vanese K, René Legati. Solo una notazione statistica, sono 5 cavalli di Guizzodoro che sono appunto Wauka che parte in prima fila col 5, tutti gli altri in seconda da Zaccaria Bar col 8, Virginia Griff col 10, Vitruvio col 13, Vitruvio tornato a casa dopo la sventura, sì, veterinaria, chiamiamola così, sì, in Francia, sì, e Vanese K con il 14. Poi abbiamo tante altre scuderie, e tu come la vedi, Moreno? Ah, io come la vedo? Allora, qua leggo che Guizzodoro dice che Vitruvio è al 60-70%, quindi, però l'hanno portato a casa incazzati perché non hanno potuto fare l'America. Quindi cioè, c'è qualcosa che è un gruppo 3, questo, ricordiamo, lui che vuole fare l'America, qua parliamo di un gruppo 3. Appunto, quindi se era pronto per fare l'America, al 60% può essere messo, già buono per questa corsa, sì. No, comunque fa niente, comunque sì, chi va davanti tra Demon Racing e Zef e poi Wauk che sta volando, Wauk, queste femmine ragazzi più invecchiano più vanno forte, Wauk sta veramente volando, per me sono quelli. Zaccaria Bar, credo che sia la prima volta che viene interpretata o perlomeno ultimamente da Andrea Farolfi, Wauk. Sì, guadagna parecchio. Ecco. Guadagna parecchio. René Legati invece si mette su Vanese K, che comunque voglio dire, sì, qualche chance. Ecco, ricordiamo che appunto Wauk e Vanese K fanno proprio rapporto di scuderie, oltre che avere lo stesso allenatore. E ti chiedo un attimo, Zaccaria Bar come lo vedi invece? Zaccaria Bar è il favorito. Il cavallo che ha scelto Guizzodoro, favorito, cavallo che rompe reccio. Non riesce a completare il percorso, perché sennò secondo me avrebbe chance evidenti. No, comunque ha già perso da Demo Racing l'8-11 a Firenze, è arrivato secondo dietro Demo Racing era premio Duomo, poi partito in prima fila e tutto, poi ha rotto a Milano nel Nazioni, ha rotto in una corsa di preparazione, cioè 26-12 a Taranto contro Virginia Griff, non di preparazione, scusa, non gruppo 1 di questo. Quindi cavallo che ha i problemi che aveva con Boldo, cioè se sembrava che gli avesse risolto i problemi, invece è poi sempre quello il discorso, le genealogie contano, figlio di Randy Case. Di Randy Case bisogna che corrano in Francia, che corrano in Italia. Fanno più fatica, cioè non abbiamo le strutture per i figli di Education. Perfetto. Poi magari da domani vincono tutti i figli. Ovviamente l'hai detto tu, quindi sappi che d'ora in avanti investite sui cavalli di Redication. L'ha detto Moreno il contrario, quindi ci sono tutti gli spazi per fare bene. Allora, con questa tua lettura, noi ovviamente andiamo alla chiusura, quindi salutiamo ancora una volta Elisabetta Busso che ci ha fatto compagnia nella prima parte della trasmissione. Un grande apprezzamento, l'ennesimo insolito, al nostro immancabile Big Mo. E ovviamente un ringraziamento a tutti gli ascoltatori e vi diamo già appuntamento alla prossima settimana per il prossimo Race Off. Non perdeteci, quasi mai. Ciao, ciao a tutti. Ciao.